Siamo qui al MUDEC, benvenuto Salvatore in Arte TV Boy, ciao. Ciao. Siamo davanti a Fast Supper, che è uno dei tuoi ultimi lavori in questa mostra. Quello che ci ha colpito è anche la tecnica che hai usato, perché ti conosciamo come street artist, però qui hai dipinto su delle tele. In quanto tempo li hai fatti? Allora, sì, devo dire che la maggior parte delle persone mi conoscono per il mio lavoro come street artist su strada, ma io sono sempre stato un amante della pittura e a parte di street artist mi definisco anche pittore e parallelamente ho sempre sviluppato questa ricerca su tela. Questa è un'opera che non è tanto recente, l'ho fatta credo nel 2014-2015 e volevo rappresentare la frenesia della vita contemporanea. Viviamo in una società dove bisogna sempre fare tutto di corsa e ho immaginato Gesù che portava gli apostoli al McDonald's. In realtà tutta questa sezione sono tutte opere del passato, della storia dell'arte, soprattutto della storia dell'arte italiana, ma anche francese e spagnola, che sono opere eterne, sempre attuali. Quindi basta introdurre un piccolo elemento di novità, come ad esempio i gilet gialli, la libertà che guida il popolo, o la street art nel quadro della Smeninas o McDonald's nell'ultima cena per vedere come queste situazioni potrebbero esistere al giorno d'oggi. Ad esempio c'è tutta la serie sui selfies. Frida si faceva tanti autoritratti, Van Gogh pure perché non avevano i soldi per pagare un modello. Al giorno d'oggi se avessero un cellulare in mano si farebbero dei selfies. Quindi è come il passato che ritorna nel presente. Sottolineare che hai dipinto anche un ritratto di Raffaella Carrà, tu sei in Spagna da anni. Che tipo di relazione c'è oggi tra la Spagna e l'Italia e tra le icone spagnole e quelle italiane? Tu sei un'icona dei due mondi anche tu. Non lo so, ti ringrazio per il complimento. Io ho conosciuto Raffaella a Madrid all'ambasciata italiana e gli avevo donato un ritratto dove l'avevo ritratta come regina del pop, perché per me lei è sempre stata una regina del pop. Qua in mostra l'ho voluta ritrarre come una sorta di metafora, come una paladina dei diritti delle coppie gay e una paladina dei diritti femministi, perché in fondo lei in Spagna, ma anche in Italia, ma in Spagna soprattutto perché c'era la dittatura franchista, quindi lei rappresentava come la novità, un vento di novità, di rivoluzione e tra l'altro è amatissima. Infatti a me ha sorpreso molto che io ho dedicato un murales nel centro di Barcellona a Raffaella, che è molto amato. A Madrid subito le hanno intitolate una piazza, noi in Italia stiamo ancora decidendo se è lecito dedicarle una piazza o no e in Spagna ci hanno già preceduti. Quindi questo ti fa riflettere su come a volte siamo un po' lenti e burocratici nelle cose. Lei senza dubbio è una delle grandi. Poi ti voglio lasciare con una speranza. Il prossimo bacio tra chi sarà? Allora, quello dei baci è un ciclo che poi ho un po' chiuso, non l'ho chiuso del tutto perché sono aperto a nuove opere, però non volevo essere incasellato come avevano definito l'artista dei baci, no? Quindi è un po' un capitolo che ho chiuso, però magari non nego che nel futuro si potrebbe fare qualche nuovo bacio. Grazie di essere stato su Dway. Ciao. Grazie.